In primo piano stupri Rimini, dal carcere di Pesaro anche Butungo confessa la violenza e chiede perdono. La cronaca, Rimini picchia la compagna davanti ai figli e la minaccia di morte, arrestato un 36enne. E parleremo anche di economia, un dossier presentato alla Fiera di Cesena sul sistema economico della Romagna. Ed infine l'ambiente al centro, la qualità dell'aria, iniziano le domeniche ecologiche contro lo smog. Ben ritrovati con la nostra informazione. In primo piano torniamo ad occuparci degli stupri di Rimini del 26 agosto scorso. Dal carcere di Pesaro anche Butungo, il congolese di 20 anni, ritenuto il capobranco, confessa le violenze, però dice non sono io il capo e chiede perdono. I particolari nel servizio curato da Marcello Bartolini. Guerlin Butungo ha ammesso di aver preso parte alla violenza su una turista polacca e una transessuale peruviana la notte del 26 agosto a Miramare, ma ha negato di essere stato il capobranco. Il ventenne congolese, interrogato ieri nel carcere pesarese di Villa Fastigio, ha parlato per quasi tre ore davanti al pubblico ministero che indaga sul duplice stupro di Rimini, ritrattando la prima versione quando aveva raccontato agli inquirenti di dormire durante lo stupro. Butungo ha dichiarato che è stata una notte brava, facendo poi alcune ammissioni sulla sua responsabilità. Anche per quanto riguarda la violenza sulla transessuale peruviana 42enne, secondo quanto emerso, il ventenne congolese avrebbe raccontato di averla avvicinata insieme ai ragazzini per contrattare una prestazione, ma poi la situazione è sfuggita di mano. Al pubblico ministero ha parlato di un eccesso di alcol nella serata degli episodi e ha detto di essere pentito di quanto compiuto, chiedendo perdono a tutte le donne. Il richiedente asilo, attualmente detenuto nel carcere pesarese di Villa Fastigi, ha voluto sottolineare che quella notte aveva bevuto oltre un litro di vodka prima di aggredire il turista e violentare la ragazza sulla battigia del bagno 131. Guerlin Butungo inoltre ha ribadito i vari ruoli del gruppo, composto dai due fratelli marocchini di 14 e 16 anni e dall'amico nigeriano, 17enne, sottolineando di non essere il capo di nessuno. Il ventenne congolese avrebbe inoltre ammesso la responsabilità nella rapina del 12 agosto ai danni di una coppia di Legnano, con una tentata violenza nei confronti della ragazza, e in un'altra rapina la stessa notte degli stupri. Quello che invece ha negato Butungo è di essere stato il capobranco. Il nuovo colloquio col magistrato era stato richiesto dallo stesso ventenne congolese. Ultime battute per quanto riguarda il processo che vede il capoverdiano Eddie Tavares. È cominciato stamani in tribunale a Rimini l'udienza del processo per stalking a carico di Edson Tavares, il 29enne di Capo Verde, accusato di aver aggredito e sfregiato con l'acido il 10 gennaio scorso sotto casa l'ex fidanzata, la 28enne Jessica Notaro. Nei mesi precedenti all'agguato, la giovane aveva denunciato Eddie per stalking perché lui non voleva rassegnarsi alla fine della loro relazione. A Tavares era stato imposto il divieto di avvicinare alla ragazza, ma il provvedimento non lo ha fermato fino all'epilogo dello scorso inverno. Di recente la giovane si è sottoposta. Secondo quanto emerso dal dibattimento, hanno sottolineato la storia tra Tavares e la Notaro non era mai finita ed entrambi non hanno mai smesso di cercarsi e di frequentarsi anche dopo la prima denuncia della Notaro, che aveva ottenuto il provvedimento del divieto di avvicinamento da parte del capoverdiano. Continuavano a vedersi, dicono, di nascosto, sapendo entrambi che Tavares rischiava la galera se fosse stato trovato insieme a lei. I legali hanno chiesto per il 29enne la soluzione dalle accuse o in subordine il minimo della pena. La decisione del giudice con tutta probabilità arriverà la prossima settimana. E parliamo ancora di violenza. Picchiava la compagna anche davanti ai figli e l'aveva minacciata anche di morte in manette un 36enne, in particolare in questo servizio. Anni di botte e minacce, alla fine il marito violento è stato arrestato dai carabinieri di Cattolica in manette un 36enne della Valconca. La coppia, che dal 2009 viveva insieme, aveva attraversato un periodo sempre più difficile a causa della folle gelosia dell'uomo, già noto alle forze dell'ordine per reati legati allo spaccio di droga e per la sua dipendenza dall'eroina. Negli ultimi tempi i litigi e le aggressioni erano aumentate, tanto che il 36enne non esitava a picchiare la compagna anche davanti alla figlia di pochi anni e al figlio avuto da una precedente relazione. L'episodio più grave, alla fine di agosto, sul cellulare della donna è arrivato un messaggio da un numero sconosciuto,
fatto che ha scatenato l'ira del compagno. Nella successiva litigata lui l'aveva picchiata ferocemente, tanto che la donna era stata costretta a ricorrere alle cure del pronto soccorso, da dove era stata poi dimessa con una prognosi di 30 giorni. Alla luce di questa aggressione e anche alle minacce di morte del 36enne dicendo che l'avrebbe sciolta nell'acido, la vittima ha trovato il coraggio di denunciarlo e allo stesso tempo di lasciare l'abitazione del compagno. Ma la situazione non è migliorata, lui ha continuato a minacciarla e pedinarla, arrivando il 23 settembre a bloccarla in auto. Costretta a scendere dall'abitacolo, la 32enne era stata nuovamente picchiata e presa a morsi prima dell'arrivo dei carabinieri chiamati dalla stessa vittima. Dopo questo episodio, al termine di una rapida indagine, l'uomo è stato arrestato. Si tratta sicuramente, insomma, di una risposta importante che è avvenuta grazie al coraggio della donna, ma che trova sicuramente nella nostra istituzione la volontà di dare delle risposte rapide e celeri, ed è quello che cercheremo di fare, di continuare a fare anche nel futuro, con un'attività attenta e, diciamo così, costante di prossimità nei confronti del cittadino. Nessun giallo sulla morte di Marco Pantani, ritrovato cadavere la sera del 14 febbraio del 2004 in una stanza del Residence Le Rose di Rimini, per la quale la famiglia si è sempre battuta sostenendo che si fosse trattato di un omicidio. Ma Matonin, attraverso il suo avvocato Antonio De Rensis, non si era mai rassegnata al decesso per overdose da cocaina del figlio, ritenendo che quella sera c'erano altre persone nella struttura ricettiva insieme al campione, una tesi che non aveva convinto la procura di Rimini e il GIP Vinicio Cantarini, che aveva accolto la richiesta di archiviazione, sostenendo che si trattava di una mera congettura fantasiosa, un giudizio accolto anche dalla Corte di Cassazione, che ha condannato i familiari di Pantani anche al pagamento delle spese processuali. Ed ora invece parliamo di sicurezza. È stato presentato il nuovo comandante provinciale per quanto riguarda Rimini dei Carabinieri, si chiama Giuseppe Sportelli, in particolare nel servizio curato da Marcello Bartolini. Sarò spesso nei comandi, nelle stazioni territoriali, tra le priorità la tutela delle fasce deboli a partire da donne vittime di violenze e anziani e controllo delle attività economiche per evitare l'infiltrazione di capitali sospetti. Il tenente colonnello Giuseppe Sportelli, 44 anni, tarantino, è nuovo comandante provinciale dei Carabinieri di Rimini, sposato e padre di due figli e vanta esperienza nel comando di compagnie territoriali e battaglioni, ma anche in missioni operative in Bosnia, Iraq e Kosovo. Il suo ultimo incarico è stato il comando dell'11° battaglione mobile dei Carabinieri di Bari. L'impegno mio e dei miei carabinieri appunto sarà diretto a dare la massima assistenza alla popolazione, il massimo contatto con i cittadini, al fine di ottenere dagli stessi anche la completa collaborazione su ogni tematica, ecco, che possa essere oggetto della nostra attività investigativa, della nostra attività di polizia. Naturalmente svilupperemo anche un'importante attività, oltre di controllo del territorio, di attività informativa per poter anche prevenire fenomeni sul territorio o fenomeni, ecco, che si possono più facilmente contrastare. In particolare, dicevo prima, daremo certa importanza al contrasto ai crimini predatori, quindi alle rapine, ai furti, ai reati, ecco, contro la proprietà. Daremo la massima, ecco, assistenza alla protezione, ecco, delle fasce deboli, quindi reati che vengono commessi in danno di donne, bambini e anziani. Poi faremo anche un'attività di monitoraggio un po' delle attività commerciali, soprattutto quelle che possono dare qualche indice di sospetto, al fine, ecco, di vedere appunto se le stesse operano nella legalità. Ho comandato una compagnia in Sicilia, una compagnia in Puglia e in ultimo, essendo stato già in Emilia Romagna, la compagnia di Modena. Amo vedere i miei carabinieri sulla strada, raccogliere informazioni, essere al contatto con i cittadini, lavorare, ecco, secondo i vecchi metodi di conoscenza, i vecchi metodi informativi che ci consentono da una parte di avere la piena conoscenza delle dinamiche del territorio e in particolare delle dinamiche criminali. Impedire l'occupazione islamica di Borgo Marina, questo è l'obiettivo del consigliere comunale di Rimini, Gioenzo Renzi, di Fratelli d'Italia, che punta il dito contro l'ampliamento della moschea che si trova in corso Papa Giovanni XXIII ed ha presentato una mozione consigliare per sostenere il trasferimento ed evitare l'occupazione islamica del Borgo Marino. Borgo Marina perdura da oltre 10 anni, dice, la richiesta dei residenti del Borgo Marina di trasferire la moschea.
situata dal 2004 in una casetta usufruito in un'altra zona più idonea della città, per eliminare, dice, l'impatto delle centinaia di musulmani che vi accedono sul borgo Marina. La giunta comunale e il consiglio comunale prosegue. A Renzi devono approvare urgentemente una variante a RUE per regolamentare chiaramente l'insediamento dei luoghi di culto e moschee ed indicare le possibili localizzazioni, visto che ora il loro insediamento avviene a nome dei centri culturali islamici più facilmente compatibili con le destinazioni d'uso degli immobili alle norme urbanistiche. E ora invece parliamo di economia. Un dossier è stato presentato alla Fiera di Cesena al Centro il Sistema Economico della Romagna, in particolare nel servizio curato da Alessio Bertini. Un presente roseo, ma ora serve una visione più globale. L'agenzia Ernst & Young ha presentato alla Fiera di Cesena l'Osservatorio sul Sistema Economico in Romagna, un territorio, dice lo studio, che ha buoni servizi sociali, una buona capacità di attrarre investimenti e le imprese sono capaci di competere sul paese Italia, nonostante qualche nota stonata sull'export. Una fotografia quindi decisamente superiore alle medie italiane. Per il futuro occorre però cambiare passo, guardare al digitale e alle nuove tecnologie. Insomma, specifica il report, la Romagna deve guardare di più all'innovazione. Nel dettaglio, l'osservatorio vede in Romagna tassi di occupazione, redditi e consumi pro capite superiori a quelli nazionali. Fa eccezione la propensione all'export, che rimane più bassa di quella regionale. E anche la salute e il benessere registrano ottimi livelli e la qualità della vita dell'area attrae i flussi turistici. Insomma, il potenziale è alto, ma per poter continuare a crescere e svilupparsi, dice il dossier, è fondamentale aprirsi ai mercati esteri. Ci sono poi i punti deboli: i bassi livelli di formazione tecnico-scientifica, una bassa penetrazione del lavoro professionale tra gli occupati e poche PMI innovative. Punto di forza invece il capitale umano, grazie al livello di istruzione della popolazione. La presenza di giovani laureati, ad esempio, è infatti superiore alla media anche regionale. Guardando alla base imprenditoriale, questa in Romagna è maggiormente diffusa rispetto alla media della regione e dell'Italia, soprattutto per la diffusione delle start-up agevolate dalla forte presenza della banda larga, in particolare nel territorio dei Rimini. La Romagna, infine, dice lo studio, ha un altro punto di forza: è la porzione più green della regione. A Ravenna e Rimini si produce la maggior quantità di energia sostenibile. E restiamo in Romagna: oggetti d'oro e 4 Rolex per un valore di 50.000 euro, un netto di cocaina per altri 15.000, quanto sequestrato dai carabinieri di Meldola nel Forlivese a seguito di 2 diverse operazioni. Lo stupefacente è stato trovato sotto un frigorifero durante una perquisizione a sorpresa nell'abitazione del Forlì Popolese di Dennis Greggi, di 38 anni, pluripregiudicato e nulla facente. Al momento del blitz, come riporta l'agenzia, il padrone di casa non era presente, rendendosi irreperibile, ma i militari in pochi giorni lo hanno individuato e arrestato. Dovrà rispondere di detenzione di stupefacente ai fini di spaccio. La seconda operazione è nata dalla denuncia presentata da un forlivese che aveva affidato dei preziosi ad un conoscente per rivenderli senza che quest'ultimo si facesse più vivo. Le indagini hanno portato ad un'azienda forlivese attiva nel commercio all'ingrosso di oro, cui è stato rinvenuto un chilo di quasi all'incirca di preziosi all'ingrosso di oro. Qui è stato rinvenuto un chilo di preziosi contenuto in una coppa per premiazioni sportive e i 4 costosi orologi sulla cui provenienza i 2 titolari dell'azienda non hanno saputo dare spiegazioni convincenti. E torniamo a parlare di violenza sulle donne, perché da sabato iniziative messe in campo dalla CGIL anche al Parco Pertini di Rimini. Sarà ospite anche Laura Boldrini, in particolare in questo servizio. Un invito a tutte le donne per riprendersi la libertà e non avere paura, rivolto dal segretario generale della CGIL Susanna Camusso, che richiama l'attenzione sulle iniziative in programma sabato 30 settembre organizzate dalla CGIL contro la violenza sulle donne, la depenalizzazione di fatto con l'introduzione dell'articolo 162 ter che prevede l'estinzione di alcuni tipi di reati a seguito di condotte riparatorie. Dello stalking, la narrativa con cui stupri e omicidi diventano un processo alle vittime. A Rimini l'appuntamento alle 19.45 al Parco Pertini, dove una delegazione CGIL, spiegano, incontrerà la Presidente della Camera, Laura Boldrini. La delegazione si rivolgerà poi alla Presidente, quale garante delle istituzioni democratiche del nostro Paese, affinché vengano rafforzate le tutele nei confronti delle donne, ma al tempo stesso per mostrarle la solidarietà del sindacato per le volte troppe che è stata bersaglio di inaudita orribile aggressività,
seppure verbale, da parte degli istigatori alla violenza di genere. Per il CGIL, continua una nota, il linguaggio utilizzato dai media e il giudizio su chi subisce violenza, su come si veste o si diverte, rappresenta l'ennesima aggressione alle donne. Così come ricondurre questi drammi a questioni etniche e religiose oppure numeri statistici toglie senso alla tragedia e al silenzio di chi l'ha vissuta. Stupri, ma anche femminicidi, aggressioni violenti con l'acido e stalking, la ferocia criminale che è trasversale e riguarda tutte le classi sociali e a qualunque livello culturale, non ha lasciato indenne la nostra provincia e non sembra neppure arretrarsi. L'allarme è scattato questa mattina quando alcuni passanti si sono resi conto che un motoscafo che era ormeggiato in via sinistra del porto a Rimini stava lentamente affondando. Verso le 9 sono arrivate le chiamate alla capitaneria di porto e ai vigili del fuoco, con questi ultimi che sono arrivati sul posto. I primi interventi sono stati messi a punto per circoscrivere lo specchio d'acqua ed evitare lo sversamento in mare di idrocarburi. Allo stesso tempo sono intervenuti con l'idrovore per tentare di svuotare la stiva dall'acqua e riportare lo scafo in galleggiamento. Via libera del Senato alla legge che valorizza i piccoli comuni, 12 quelli interessati nel riminese, in particolare nel servizio curato da Marcello Bartolini. Via libera definitivo alla legge a sostegno dei piccoli municipi. Il Senato infatti ha approvato il disegno di legge sulle misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei loro centri storici. Un provvedimento, come ricorda il deputato romagnolo del Partito Democratico, Tiziano Arlotti, che in provincia di Rimini interessa 12 municipi: Casteldelci, Gemmano, Maiolo, Mondaino, Montefiore, Montegridolfo, Montescudo, Montecolombo, Pennabilli, Saludecio, Salleo, Sant'Agata Felte e Talamello. Arrivato al traguardo dopo 3 tentativi andati a vuoto nelle passate legislature. Gli obiettivi della legge, spiega Arlotti, sono contrastare l'abbandono dei piccoli comuni, una dotazione dei servizi più razionale ed efficiente, la tutela dei beni artistici e culturali, con il sostegno anche alla diffusione dei quotidiani, la promozione dei mercati agricoli per la vendita diretta dei prodotti a chilometro zero, lo sviluppo della rete in banda ultralarga, la diffusione di itinerari turistici di mobilità dolce, previste anche semplificazioni per il recupero dei centri storici in abbandono o a rischio spopolamento da riconvertire in alberghi diffusi, opere di manutenzione del territorio con priorità alla tutela dell'ambiente, la messa in sicurezza di strade e scuole, l'efficientamento energetico del patrimonio edilizio pubblico e interventi in favore dei residenti e delle attività produttive insediate nei centri minori. La legge punta a favorire il rilancio economico dei piccoli enti attraverso un grande piano di riqualificazione che potrà contare su un fondo per lo sviluppo pari a 100 milioni di euro. Complessivamente il provvedimento riguarda 5.567 realtà, il 70% dei 7.998 comuni italiani, dove vivono oltre 10 milioni di cittadini, il 16,59% della popolazione italiana, rappresentando anche oltre il 50% del territorio nazionale. Uno scrigno che racchiude qualità artistiche, naturali e anche enogastronomiche, visto che nei piccoli comuni vengono prodotti il 93% delle DOP e delle IGP, con il 79% dei vini più pregiati. E parliamo ancora di territorio. Il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, parla delle risorse messe in campo dalla Regione per quanto riguarda la zona montana. Siamo molto impegnati a investire sulla montagna perché abbiamo detto ha bisogno di essere curata, tra virgolette, attenzionata esattamente come avviene per la città metropolitana o i capoluoghi o la pianura. Abbiamo avuto questo boom del turismo in montagna, oltre il 10% sullo scorso anno nei primi 8 mesi dell'anno, un boom che va accompagnato con opportunità, risorse, sia per quelle che sono ciò che oggi cercano i turisti, ad esempio nel campo del wellness, investimenti sportivi sull'open air, investimenti sulla qualità della ricezione turistica, alberghiera, di ristorazione, investimenti sulla qualità delle strade. Abbiamo appena stanziato 7 milioni di euro nei fondi strutturali di coesione, nella firma fatta con Gentiloni, che andranno interamente alle strade, ad esempio di montagna, così come tutto l'investimento sul tema della digitalizzazione. Ricordavo che saremo la prima regione nel 2020 completamente digitalizzata grazie a un investimento di 255 milioni di euro, addirittura 49 dei quali sono dentro al piano di sviluppo rurale con i fondi europei per la montagna. Noi vogliamo che tutti i comuni montani al 2020, alcuni lo sono già, abbiano digitalizzato e siano raggiunti da banda ultralarga, a volte addirittura nelle scuole fibra ottica, per i distretti produttivi, per i luoghi dove si fa accoglienza turistica, ristorazione, le scuole, i municipi, eccetera, e così come
crediamo che gli investimenti che adesso stiamo discutendo col governo, in particolare col ministro Galletti, mi auguro possano portare entro l'anno alla firma di ulteriori decine di milioni di euro da destinare ad esempio alla lotta al dissesto idrogeologico o ad investimenti, come avevamo promesso, che vadano a prevenire luoghi nei quali vi sono state alluvioni nel recente passato e che non debbano più accadere, a proposito di un paese che molto spesso interviene in emergenza e non in prevenzione. Ed infine l'ambiente, lo avete visto anche nei titoli, partono domenica 1 ottobre con la prima domenica ecologica e saranno in vigore fino al 31 marzo i nuovi provvedimenti di limitazione alla circolazione dei veicoli privati nel territorio del comune di Rimini previsti dal piano aria integrato regionale dal nuovo accordo di bilancio. Padano. Le limitazioni ricalcano quelle applicate lo scorso anno e prevedono il blocco dei veicoli più inquinanti dal 1 ottobre al 31 marzo, dal lunedì al venerdì e nelle domeniche ecologiche dalle 8.30 alle 18.30 per autoveicoli e veicoli commerciali, benzina Euro 0, Euro 1, autoveicoli e veicoli commerciali, diesel Euro 0, Euro 1, Euro 2 ed Euro 3, ciclomotori e motocicli Euro 0. Le domeniche ecologiche sono in calendario il 1 ottobre, 5 novembre, 7 gennaio, 4 febbraio, 4 marzo, con la consueta sospensione nel periodo dal 1 dicembre al 6 gennaio. Bene, questa era l'ultima notizia, il telegiornale termina qui. Vi ricordo come sempre che i nostri servizi e contenuti possono essere consultati anche online andando all'indirizzo www.telerimini.it, dove è possibile seguire in diretta streaming anche il nostro telegiornale. Bene, con questo è tutto, grazie come sempre per la cortese attenzione. Appuntamento domani.